Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide, patch e tutto quello che riguarda i vostri giochi preferiti. Ci sono un po' di novità in questo periodo, soprattutto su Twitter, dei vari giochi che stiamo seguendo e sfortunatamente è luglio, anzi la fine di luglio e oggi è il 28, quindi manca pochi giorni per arrivare ad agosto e sono molto molto stanco, ma dovevo portarvi questo bellissimo update che di bellissimo non ha praticamente nulla, ma andiamo a vedere un attimino che cosa comporta. Quindi, update 1.42 sul test server di Ant Showdown. Prima di tutto, intro e poi proseguiamo. Iniziamo con gli highlights, quindi quello che hanno messo di nuovo all'interno della patch e sono i legendary content, di cui non ce ne frega una beata mazza e quindi li salteremo a piè pari, perché tanto li volete sapere cosa sono? Andateveli a vedere direttamente in gioco, perché di descriverveli io voglia proprio non ne ho. Ora, general update, hanno ovviamente migliorato l'audio perché bisognava migliorarlo ancora, visto che è un gioco basato su quello, e andiamo a vedere un attimino quello che hanno fatto di concreto. Del gunplay, quindi in generale hanno migliorato il Duster Heavy Attack, che faceva 67 danni, ora ne fa 72, e per uccidere gli Hellhound basterà un attacco direttamente sulla testa. Hanno ovviamente migliorato anche il danno del Knuckle Knife Light Attack, che era 58, adesso va a 58, e questa volta invece per uccidere i Grounds, gli Hives e gli Hellhounds servono due attacchi veloci, quindi è un po' più facile anche perché gli attacchi veloci sono veramente veramente veloci. Hanno ovviamente cambiato anche la resistenza degli Hellhound, visto che se ne è parlato poco fa, del macete e degli attacchi pesanti o dei light attack, che adesso basta ucciderli con un colpo sulla testa diretto. Frag Bomb, anche qua hanno ridotto l'esplosione e il danno provocato dalla Frag Bomb e hanno ridotto ovviamente anche l'effettivo range di esplosione, quindi la Frag Bomb dovrebbe fare un pochino meno danno ed essere meno devastante. Per quanto riguarda gli Hunter, hanno praticamente cambiato tutti no, una buona parte dei bellissimi tratti che noi abbiamo. Adrenalina sbloccabile da livello 1. Gator Legs l'hanno cambiato anche qua, modificando la camminata in acqua. Conduit, idem come sopra. Goal l'hanno diminuito di prezzo, quindi costa 2. Resilience uguale. Dauntless adesso riduce il range, è stato ridotto del 50%. Beast Face adesso costa 3 punti e non più 5. Decoy Sapri, idem come sopra, hanno cambiato che adesso refulla tutti i decoy dalle ammo crates, quindi ottima cosa. Per quanto riguarda il trail mod, ragazzi, questo lo salto anche questo perché sinceramente non ce ne può fregare di meno. Sono cose fatte in single all'interno del gioco e quindi boh, non hanno molto senso di esistere per me. Ovviamente hanno messo svariate missioni nuove, come potete vedere. Hanno sistemato per quanto riguarda gli item, sinceramente non so neanche come definirla questa frase qua. Adesso potete aprire. Non so neanche come definirlo. Non riesco a percepire il problema che hanno risolto. Ragazzi, questo qua hanno risolto questo problema qua. Sono stanco e non riesco sinceramente a tradurre. Store, l'ultima cosa, questa è una patch veramente veloce, la 1.4.2 è veramente una cosa facile facile da portare in video. Passiamo anche qua al costo del Knife da 45 dollari a 15, quindi potrà essere comprato come un coltello normalissimo, che secondo me è molto utile per il semplice fatto che puoi tirare anche i pugni e non soltanto le coltellate. Il tratto adrenalina si sblocca al rank 1.
Ovviamente vi ho detto prima i costi degli upgrade point cambiati anche qua nello store. Hanno inserito chiaramente tutte le nuove Legendary Weapon che non vi ho detto all'inizio del video, e hanno messo invece anche, che è questo qua invece è tramite il PvE mod, il Lebel Talon The Auger a 70 stelle. Per il resto hanno fissato ovviamente una quantità di roba indefinibile. Cioè, guardate quanti VIX hanno, e ovviamente questi sono invece tutti i problemi che sanno, e che in realtà questi sono pochi di quelli che sanno, ne avranno almeno 7-8 volte questa mini lista, e che sicuramente poi andranno a sistemare nella prossima patch e ad averne degli altri, perché non riescono mai a fare un gioco decente fino in fondo. Bene, questa era la patch 1.4.2. Stanno già facendo delle migliorie, perché è già uscito la patch note 1 della 1.4.2, in cui in realtà non cambia praticamente nulla, e quindi non vi sto neanche qua a rompere le palle. Che dire. Vanno avanti, vanno avanti. La Crytek è attualmente a lavoro sulla remastered di Crysis, che ha fatto scalpore per la schifezza che hanno tirato fuori. E sinceramente, visti e letti i problemi che stanno avendo soprattutto i ragazzi delle console, mi spiace dirlo, ma per me questo gioco è quasi definitivamente morto. Comunque, continuerò a portarvi gli update. Noi ci vediamo al prossimo video. Speriamo per fine agosto, che almeno siamo un po' più tranquilli e con magari meno caldo. GG a tutti quanti e buona caccia!